ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Euro Truck Simulator 2. Oggi siamo qui nel primo vero video di Euro Truck. Lo scorso è stato una specie di video prova, vabbè, tanto mi è morto il mouse. Vai, quel paese mouse. E niente, da quello che ho visto vi è piaciuto e quindi ho deciso di farvi altri video, faremo una serie. Questo qua è il primo vero episodio della serie. Ovviamente sono sempre sullo stesso salvataggio, ho fatto qualche altro viaggio, sono salito al livello 7, ho fatto un po' di chilometri, ho fatto un po' di soldi, sono arrivato a 61.000 e ho sbloccato un po' di abilità. Faccio vedere. Ho messo lungo raggio, due merci preziose, carichi fragili, due consegne puntuali e guida economica ho messo. Anzi, intanto mi scuso per la risoluzione del video, dello scorso video, ma appunto non so perché me l'ha registrato così. In teoria questo qua dovrebbe registrarmelo bene a schermo intero. L'altro o il programma di registrazione o Euro Truck che ha fatto i capricci. Vabbè, detto questo, andiamo a prenderci un lavoro, ancora dipendente perché non ho ancora i soldi per il camion. Appunto ragazzi, adesso questo, per adesso stasera la inizio in single player, poi quando avrò più soldi che mi comprerò il camion, poi andrò anche in multi. Allora, quello che ci pagano di più come viaggio è questo qua, da Salisburgo a Stoccarda. Però io direi facciamo questo qua, così andiamo a esplorare anche una nuova città che non abbiamo, che non abbiamo ancora sbloccato. Quindi ci prendiamo un bel Volvo FH16 e portiamo 14 tonnellate carrelli e elevatori, quindi selezioniamo questo. Bene, allora adesso lasciamolo caricare. Ci però muoviti. Ecco, figurati se non piove. Facciamo un attimo, luci, tutto quello che serve. No, questa no, questa sì, ok. A posto, direi che partiamo. Quindi devo andare di qua. Già sfiorato. Appena partiti rischio già di far danno. Bene, bene. Sì, però qua pioggia. Già subito partire con la pioggia. Di qua nessuno, di là nessuno, freccia, andiamo. Allora, vabbè, intanto scusatemi se non parlo moltissimo, ma non sono abituato, tanto mi sono messo nella corsia sbagliata, vabbè. Non sono molto abituato a registrare da solo, quindi a volte viene così un attimo da non parlare, non per niente. Quei due secondi non so cosa dire. Occhio che non faccio casini. Devo anche stare attento a non far casini, perché su Euro Truck faccio abbastanza, quindi magari non parlo molto perché mi concentro un po' di più a provare a evitare di far danni. Tanto qua becco tutti i semafori rossi. Ai 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 ai. Sì, però muoviti. Dai, semaforo, muoviti. Ok, bravo. Bravo bimbo. Sentite come canta il Volvo. Ora a destra. Cosa combinano questi qua? Guardateli, fanno incidenti anche tra di loro, non solo vengono addosso a me. Sì ragazzi, io oggi, prima di registrare questo episodio, ho fatto un viaggio,
c'è uno che mi ha tagliato la strada, sono andato a sbattere contro un guardrail. Perché ho... per evitare di andare addosso a lui, che mi ha tagliato la strada, sono andato contro il guardrail. Quindi, ragazzi... E ho fatto 52% di danno, per colpa di questo qua. Quindi, sono un po' ubriaconi, gli ho visti qua. Sì, però se ti muovi magari io posso andare avanti, che io sto... Ma che cazzo? Guarda. Vabbè, vai avanti! T'ho sfiorato, va bene, ciao. Ecco. E fa venire rosso. Aiuto. Ecco. Non so, li becco tutti i rossi e semafori. Boh, dai, verde. Andiamo. Guardiamo lo stesso, perché non si sa mai che c'è qualcuno che passa col rosso apposta per venirmi addosso. Ecco, ho preso dentro la siepe. Yeah! Allora, tanto qua devo girare a destra. Oh, sì, devo uscire, non è uscita. C'è qua la rotonda. Visto che... No, ho sbagliato il tasto. Ok, togliamo così, che tanto abbiamo il navigatore anche là. Quindi non c'è problema. Allora, limite c'è... Sì, vabbè. Limite qua è 90. Vabbè, andiamo a 90. No, scherzo, andiamo un po' meno. No, facciamo danni. Anzi, facciamo una cosa. Forse è meglio che rimetto il limitatore. Di andare troppo veloce, prendere anche multe. È meglio che rallento, se no magari rischio anche di ribaltarmi, e non è una bella cosa. Anzi, conosco gente, non faccio nomi, ma magari avrete capito chi intendo. Una persona che comunque faccio anche una serie, quindi ho dato un grande indizio, che lui praticamente, se non fa sempre almeno 60% di danno, si ribalta 2-3 volte a viaggio, non è contento. Ah, io aspetta, qua devo girare. Ecco, intanto io parlo, poi mi distraggo e sbaglio strada. Freccia. Sì, ovviamente se riesco a stare nella corsia invece che andare fuori, magari. Devo sempre beccarla, cioè quando faccio i viaggi, sempre. Finora ho fatto, siano due viaggi senza beccare la pioggia. Vabbè che ho messo probabilità di pioggia un pelo più alta, però, cioè, non l'ho messa al minimo. Ho messo tipo metà, no, un po' meno di metà. Però, cioè, non è che deve piovere sempre, cioè,
neanche se la metti al massimo che ho detto tutte le volte. Almeno. No, a parte che Eurotrack è ancora un po' buggato. No, sarà anche la versione che ho io. Ma che... Stavo dicendo, la versione che ho io non è ancora l'ultima aggiornata. Devo ancora fare l'aggiornamento. Quando mi viene voglia lo aggiorno. Quando mi viene voglia, cioè quando mi ricordo. Niente, vabbè raga, io faccio un taglio qua, vado un po' avanti, ci troviamo verso la fine del viaggio, spero senza far danni, spero, adesso cioè, mi porto sfiga come l'altra volta, spero di no stavolta, e niente, ci vediamo dopo, cioè per voi tra pochi secondi, per me tra mezz'ora, vabbè quello che è, occhio 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 occhio. Stavo per fare il casino. Bentornati ragazzi. Allora, come vedete mi sono portato un po' avanti. Aspetta che devo andarti qua io. Come vedete mancano 53 km all'arrivo. Ovviamente io mi sono fatto tutto il viaggio. Mi sono anche annoiato un pochino, a dire la verità. Che comunque è un viaggio abbastanza lungo. Quindi alla fine star lì un po' annoia, anche se su Eurotrack comunque per fortuna non è distanza reale, tempo reale, però per fortuna, perché sennò poi diventa stranoioso, occhio, ecco, io devo sempre mettere la freccia qua, anche se devo tenere dritto, perché sennò questi qua vanno dritti spalati, mi vengono addosso. Se io invece metto la freccia, loro la rallentano. Fammi passare. Sono stupidi. Infatti, anche prima ho rischiato di far danno. Per fortuna non ho ancora fatto. Vedo già l'arrivo. Vedo già il simbolo. E quando vedo dallo specchio una macchina che mi si avvicina, mi viene paura che mi venga addosso. Che mi fa danno al carico. Quindi mi paga. Non mi pagano. Cioè devo rallentare qua che devo uscire. Mettiamo la freccia. Andiamo giù di qua. Restando nella corsia. Non andando nell'erba. Allora, di qua arriva un cavolo di pullman. Sono i peggiori pullman, perché fanno sempre casino. Dai, muovetevi però. Ah, mi fai passare, grazie. Adesso però io passo, se te mi vieni addosso distruggo. Sì, ragazzi, non fateci caso che parlo con il pullman. Non fateci caso. Ah. Finalmente siamo arrivati, non ce la faccio più. Stavo anche venendo sonno che è sera, sono quasi le 11, quindi... Ah, oh, aspetta, devo girare qua. Adesso registro questo, poi stacco. Basta. Tre chilometri. Dai, siamo arrivati, ecco lì il punto di scarico. Finalmente. Ragazzi, stavolta provo a fare la manovra da dentro, se riesco senza schiantarmi prima. Okay. Senza schiantarmi, missione compiuta. Adesso vediamo la manovra. No, non devo... no, 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 frena, frena. No. Già non va bene. Brisa ste rode.
gruppi. Sì, non mi interessa solo sul campo. Ok, ci vediamo. Non è proprio perfetto, però ok, ottimo lavoro. Vediamo cosa si danno. Vabbè, 2% di danno, vabbè, fa niente. Ok, continua. E niente, ragazzi, per questo video direi che è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ovviamente ditemi se vi piace, se volete che continuo. Penso di aver capito di sì dall'altro video, però. Ditemelo lo stesso, un'altra volta sempre meglio. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao.